Buongiorno amici e amiche, buon lunedì dell'angelo nell'ottava di Pasqua. Ascoltiamo e commentiamo il Vangelo di Matteo, capitolo 28, versetti 8-15. In quel tempo, abbandonato in fretta il sepolcro, con timore e gioia grande, le donne corsero a dare l'annuncio ai suoi discepoli. Ed ecco, Gesù venne loro incontro e disse: «Salute a voi!» Ecco, alcune guardie giunsero in città e annunciarono ai capi dei sacerdoti tutto quanto era accaduto. Questi allora si riunirono con gli anziani e, dopo essersi consultati, diedero una buona somma di denaro ai soldati, dicendo: «Dite così: i suoi discepoli sono venuti di notte e l'hanno rubato, mentre noi dormivamo. E se mai la cosa venisse all'orecchio del governatore, noi lo persuaderemo e vi libereremo da ogni preoccupazione». Da oggi ascolteremo i cosiddetti Vangeli delle apparizioni, in cui si narra come Gesù si sia manifestato ai suoi dopo la risurrezione. Chiariamo subito che i veri protagonisti di questo Vangelo di oggi non sono le donne che hanno incontrato il risorto e sono andate ad annunciarlo agli altri. I veri protagonisti sono le guardie che custodivano il sepolcro. Quelle andarono a riferire ai giudei l'accaduto sulla risurrezione. I capi dei sacerdoti corruppero col denaro le guardie, obbligandole a raccontare una versione differente che andasse a proprio favore. Da sempre sono esistite le corruzioni della verità. Ma la verità di Cristo è talmente forte che dopo 2000 anni è giunta ancora a noi. La verità non si compra, la verità emerge sempre, la verità non può essere taciuta. Oggi come allora c'è chi non crede in Gesù o riempie di menzogne il messaggio storico e di fede del Signore. Ma con Cristo si apre una nuova era. Chi crede in Lui avrà la forza di portare avanti la verità, e ogni volta che si prega e si sta con Gesù si fa sempre una nuova esperienza. Quando credi di conoscere il Signore e di aver capito tutto, ecco una nuova rivelazione. Perché la verità non è definibile in qualcosa, ma in qualcuno, e ogni uomo è una parte dello stesso infinito universo che è Dio. E tu, perché credi in Gesù Cristo? Buona giornata a tutti!